Buonasera a tutti, amici della Corre TV. Oggi sono da solo, no? Ovviamente è momentanea la mia solitudine perché, come avete visto dalla locandina, ci doveva essere appunto Emanuele Rigano, ma ha avuto un piccolissimo problema, sta per arrivare. E quindi per il momento modererò io la diretta, quindi seguirò anche quelli che saranno i commenti che arriveranno. Tanto è questione di minuti, arriverà presto anche il nostro appunto l'Erigano, ci aiuterà a fare un focus totale su quella che sarà la partita di domani, perché ricordiamo che ci sarà Juve Stabia Messina domani alle ore 16:15 allo stadio Romeo Menti appunto di Castellammare di Stabia, un match sicuramente importantissimo per entrambe le squadre, perché ricordiamo che la Juve Stabia si trova al primo posto, capolista a più 9 sul Benevento, certamente un risultato positivo nella partita di domani praticamente ipotecherebbe quello che è una vittoria del campionato, una promozione in Serie B che sicuramente alla vigilia di quello che è il campionato probabilmente era molto molto inaspettata. Al contempo il Messina punta a sostentare, comunque sostenere quello che è questo sogno playoff. Abbiamo detto nei giorni scorsi molti che ci dicevano appunto che ormai il sogno playoff è tramontato, anche perché poi vedremo anche la classifica e tutti i nostri comparti grafici. La classifica è molto molto compatta, la zona playoff e la zona playout sono molto vicine, dietro sicuramente non tardano a fare punti. Abbiamo visto nello scontro diretto la primissima partita di questo turno, la Turris appunto battendo il Catania, praticamente è arrivata lì a un tiro di schioppo, come si vuol dire, per la salvezza diretta. Poi c'è anche da considerare il fatto che per l'appunto se ci fossero più di 9 punti tra Turris e Monterosi, nemmeno la Turris e in quel caso il Catania farebbe per appunto i playout, però è una situazione veramente delicata per quanto riguarda il Messina. C'è chi si guarda avanti, chi si guarda indietro, fondamentalmente in un campionato in cui tutte le squadre, 10 squadre e 5 squadre, in totale di 15, si giocano qualcosa. Le prime 10 si giocano tra promozione e playoff, le ultime 5 tra playout e retrocessione. Certamente è un campionato che fino alla fine è in bilico, ecco. Prima di partire, ovviamente, come vi ricordo per chi ci sta seguendo, fra pochissimo arriva anche l'Erigano, quindi potremo anche discutere con lui su quella che è il momento del Messina, sia tra Foggia, quindi tra quello che è stato il match perso purtroppo ai noi nettamente dal Messina contro il Foggia per 0-3. Parleremo con Lele anche di quelle che è le troppe troppe espulsioni del Messina, perché come sappiamo vedremo anche una grafica per sostenere appunto questa che non è una tesi, in realtà è un qualcosa di oggettivo. Il Messina è la squadra più cattiva d'Italia, cattiva ovviamente tra virgolette, perché sono i cartellini rossi quello che fa preoccupare, non la cattiveria di quelle che sono gli interventi che hanno causato il cartellino rosso, e quindi questo è un fattore anche da considerare e da anche studiare, ecco. In questo caso, prima di tutto, però, ovviamente partiamo con il palinsesto della Corre TV. Ovviamente, palinsesto che si riferisce a un evento, ovvero quello di domani. Oggi è venerdì, come leggete dal titolo, vigilia di Juve Stabia Messina. Domani ci sarà Juve Stabia Messina alle ore 16:15. E come di consueto ci sarà il post partita, che sarà alle ore 19. Come vedete, ci sarò io, tornerò io, ma ci sarà anche Davide Mangiapane con me, che ormai, come sapete, è un ospite fisso della Corner TV, che ci aiuterà a rispondere a quelli che sono tutti i vostri interrogativi a caldo, perché andremo in onda praticamente, considerando che la partita finirà intorno alle 6 meno un quarto, andremo praticamente tra interviste e reazioni a caldo all'interno dello stadio. Ricordiamo a Romeo Menti, quindi sarà una partita in trasferta. Vi faremo ascoltare tutti i contributi che arrivano direttamente da Romeo Menti. Ovviamente ci auguriamo di commentare una vittoria che significherebbe sicuramente qualcosa di molto molto importante per il Messina. Sicuramente
permetterebbe di ripartire dopo alcune partite sottotono. Torniamo in studio. Perché parlo di partite sottotono? Perché abbiamo stilato, come di solito facciamo, anche quello che è il calendario del Messina. Lo sapete, nel periodo d'oro del Messina, della prima parte, in molti ci scrivevano per appunto dirci di colorare di verde quelle che erano le partite. Nella seconda parte, come vediamo anche dalla grafica, i verdi sono veramente, veramente pochi. Solo contro il Brindisi in trasferta, una squadra che però, non per sminuire assolutamente la vittoria del Messina, anzi, è stata una partita di grande sagacia, comunque anche di cinismo in alcuni casi del Messina, che comunque quella partita, non dico dominata, ma comunque portata meritatamente a casa. Però, come vediamo dalla grafica, anche le altre partite, tranne contro il Brindisi, le altre partite non sono arrivate nessuna vittoria. Vediamo che le sconfitte, i pareggi sono arrivati comunque contro squadre di alto livello, perché vediamo il Giuliano in trasferta, e il Giuliano che non si è assolutamente ferma in questa rincorsa, ha raggiunto la Casertana con la vittoria di ieri. Quindi è una squadra che, diciamo, che lotta ampiamente e sopra quelle che sono le aspettative della vigilia. Possiamo dire lo stesso anche del Messina, perché il Messina, dopo quest'estate rovente dal punto di vista dell'iscrizione, del dubbio sull'iscrizione, magari in pochi si aspettavano che al momento potessimo ancora, seppur per qualcuno no, parlare di playoff. Poi col Crotone, ricordiamo, un periodo anche di bisogna arbitrare un po' controversi, quindi forse la sconfitta è stata anche dovuta a quello, ma anche a poca lucidità. Purtroppo parliamo di cartellini rossi, e anche in quel caso c'è stata un'espulsione, proprio come il rosso del colore appunto della sconfitta, perché c'è stata l'espulsione di Emmaus, che ha un po' stroncato quella che era la possibile rimonta del Messina. L'ultima sconfitta che vede la grafica è quella che col Foggia, forse quella più crea più sembra strano vedendo quello che è il netto 0-3, ma in realtà è dovuto anche e soprattutto per chi ha visto la partita, perché è stato attento, è dovuto anche a quello che è stato un secondo tempo, verrebbe da dire, di suicidio del Messina, perché nel secondo tempo praticamente è crollato tutto in pochi minuti, nel giro di 5 minuti, come leggevamo anche nei giorni scorsi dagli spunti di nostro Lorenzo Cattareggia. In 5 minuti Manetta ha causato l'espulsione, il doppio giallo. Con quel fallo a centrocampo, e poi nel giro di pochi minuti il suicidio tecnico, come l'ha nominato il nostro Francesco Certo, nelle pagelle di Pacciardi, che fa vedere comunque proprio come la squadra ha subito e non poco il contraccolpo di quell'espulsione, quindi non è riuscita certamente a reagire in questo senso. Poi, e queste sono state le sconfitte, i pareggi invece forse sono le uniche note positive di questa seconda colonna, l'abbiamo nominata così perché effettivamente è divisa così graficamente. Picerno, ci ricordiamo tutti le norme anche un po' glorioso, il grosso pareggio di rimonta con quella bellissima rovesciata di Zunno, che penso che chiunque ami il calcio e a chiunque piaccia il calcio se la deve sempre andare a rivedere, perché era un gesto tecnico veramente di altissimo livello. E poi Benevento Latina, comunque due partite che sicuramente Messina ha meritato di pareggiare contro il Benevento, forse nel secondo tempo anche qualcosa di più. Quindi diciamo che, parlando, non si può solamente parlare di crisi, forse di crisi di risultati, vedendo che da quattro partite non arriva la vittoria, però non certamente crisi dal punto di vista di quelle che sono le prestazioni, perché a parte forse quella col Foggia, ma ricordiamo che nel primo tempo il Messina ha praticamente, forse esagero, ma dominato la sfida nei primi 45 minuti, quindi un po' di sfortuna mista a, come dico sempre, anche in questo caso mancanza di lucidità. A breve avremo le righe. Nel frattempo leggo un messaggio da YouTube. Antonino Librandi dice: pensiamo a prendere un punto. Il Messina doveva evitare di perdere con Crotone e Foggia. Con 2 punti avremmo chiuso un discorso sulla salvezza. Infatti, vediamo anche in quello che è stato il calendario, ma possiamo anche vedere da quello che è il calendario di marzo, per capire i risultati e rispondere anche ad Antonino. Effettivamente, i punti che mancano sono proprio questi. Se avessimo evitato la sconfitta col Crotone, saremmo arrivati appunto. Avremmo avuto almeno un punto in più, che comunque in una situazione di classifica, in una situazione
di campionata come questa, in cui i punti veramente contano in qualunque contesto, in qualunque modo, e poi soprattutto i punti col Foggia, come dicevo prima, è una partita in cui il Messina praticamente, lo possiamo dire, ha gettato al vento qualche punto, perché veramente, lo stesso Manetta appena ha fatto questo piccolo errore, ma piccolo grande errore, possiamo dire, alla fine, si è messo anche le mani in testa, non tra i capelli, perché come sapete, non li ha, permettetemi questa battuta, e quindi ha riconosciuto l'errore. Intanto, nel frattempo, fra poco inserisco il nostro Lega, è arrivato, ora fra poco lo vedrete anche voi. Eccolo qua, dovrebbe esserci. Eccoci qua. Buonasera Lele, ci senti? Sì, io forte e chiaro, ciao, sembra ritrovati. Buonasera Lele, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, giornalista della Gazzetta del Sud, che è arrivato qui appunto in questa puntata di vigilia di Juve Stabia Messina. Lele, avevo presentato in questi pochi minuti in cui non c'è stato, un po' quello che è stato il momento del Messina finora. Si parla magari un po' di crisi di risultati, perché effettivamente la vittoria non arriva da quattro partite, però sicuramente non è una crisi come era stata qualche mese fa, perché comunque le prestazioni ci sono state. Certamente, partendo da un piccolo commento su anche la partita col Foggia, e poi ci dirigeremo in quella che è la partita con la Juve Stabia, che, essendo di vigilia, e credo sia quello che si vogliono sentire più i nostri tifosi. La sconfitta col Foggia è stata un po' strana, perché effettivamente nel primo tempo il Messina, non dico che abbia dominato, ma comunque ha fatto molte azioni offensive. Poi il secondo tempo invece è stato praticamente buttato via da quei pochi minuti, tra Manetta e l'espulsione, che poi si è reso conto lui stesso, come dicevo prima, dell'errore fatto, e poi il suicidio tecnico, come l'ha voluto nominare appunto Bacciardi, scusami, Francesco Certo di Bacciardi, ha praticamente condizionato quella partita. Ma no, sicuramente facendo un confronto con quello che è stato un po' l'emorragia di risultati dell'andata, un momento più brutto, più difficoltoso, appunto che poi coincideva proprio con la partita interna con la Juve Stabia, perché poi diciamo da Monterosi in poi in qualche modo si è riusciti a reagire, completamente un momento diverso, intanto perché mentalmente la squadra vive un periodo assolutamente diverso, molto più in fiducia rispetto a quel girone d'andata che si arrivava da un periodo, da un novembre difficilissimo. E poi perché, come dicevi benissimo tu, diciamo che non è frutto poi di prestazioni negative o comunque un momento negativo in campo, anzi tutt'altro. Facciamo sempre il confronto poi con quello che è il momento degli avversari, no? Parlando soprattutto delle ultime quattro partite, perché poi diciamo, il discorso dei risultati è legato ai due punti che hai fatto nelle ultime quattro. Anche col Crotone, mettiamoci dentro quella partita, alla fine arriva una sconfitta, ma comunque la prestazione non puoi dire che è negativa. Latina, Benevento, arrivano due punti, ma Benevento all'ultimo respiro, in una partita dove comunque soprattutto nel secondo tempo hai fatto benissimo. Latina, hai la sensazione che comunque, non voglio dire che ci si è accontentati, però hai giocato alla pari con il Latina, no? Quindi nessuna squadra poi alla fine ti ha messo sotto. Il rimpianto probabilmente è proprio questo. All'inizio settimana parlavo di vero peccato, ripensandoci, perché comunque il fastidio. Chiaramente non è un discorso ragionamento che si fa nello spogliatoio, si fa in squadra, ma è un discorso che fa l'ambiente, il contorno, no? Magari anche trovandoci d'accordo con alcuni tifosi, ma almeno la sensazione che ho avuto io è stata questa: il dispiacere che poi te la sei giocata alla pari con tutte queste squadre che stanno sopra di te in classifica, ma hai dimostrato di non avere niente di meno. Quindi, tra virgolette, il rammarico può essere questo: nessuno ti ha messo sotto, anche, anzi, hai dimostrato di avere teoricamente qualcosa in più, hai pagato a caro prezzo magari qualche disattenzione o comunque i singoli episodi, perché poi le partite sono fatte di frammenti di partita al proprio interno. E quindi, sai, soprattutto l'ultima ti lascia la mano in bocca, perché comunque il primo tempo domini, subisci il gol in quel modo che alla fine non è nemmeno, sì, c'è un po' di leggerezza, però alla fine la giocata è dell'avversario, perché Millico fa quella giocata e quindi comunque c'è la qualità anche degli altri, non scordiamocelo mai.
inizi il secondo tempo che magari puoi mettere qualcosa in più e comunque resti in 10. È difficile pure analizzarle queste partite, dico, capisco anche il mister o i giocatori quando si trovano comunque in questa circostanza, perché poi non è facile. Ti trovi ad avere fatto comunque di fatto 2 punti, però alla fine abbiamo queste 5 partite, il Messina ha queste 5 partite, cercherà di raccogliere il massimo. Se ci vogliamo esporre, io paradossalmente, ma lo diceva anche Giunta ieri, alla fine non hai niente da perdere quando vai a giocare una partita come quelle contro la Juve Stabio, perché alla fine sono loro che sono primi in classifica, devono chiudere il prima possibile il discorso promozione, anche se il Messina chiaramente ha voglia e fretta di chiudere il prima possibile quello salvezza, ma può giocare tranquillamente a viso aperto, e il Messina ha dimostrato che quando gioca a viso aperto la prestazione è sempre arrivata. Ribadiamo, le ultime partite sono la prova. Speriamo che magari arrivi anche il risultato, perché in questo momento il Messina credo sia in credito con quello, tra quello che ha costruito e quello che ha portato a casa. Sì, sono d'accordo con te. Per chiudere appunto su Messina Foggia, prima di poi passare veramente a quella che è la vigilia di Messina di Juve Stabio Messina, volevo parlare con te di un tema che in realtà c'era già stato durante la stagione, ma è tornato notevolmente, ha preso piede notevolmente, ovviamente quello delle espulsioni, perché effettivamente il Messina con le 2 espulsioni appunto avute contro il Foggia, serie a 12 rossi. Diciamo che il tema principale che ha fatto un po' storcere il naso a molti, abbiamo provato anche una grafica per questo, è che il Messina è serie a 12 rossi, è la squadra ecco, più cattiva, se vogliamo dire così, tra virgolette, perché ha raggiunto i 12 rossi. Il secondo posto c'è Ascoli e Turris, un'altra della Regione C a quota 9, e poi vedrete anche. E ora vi mostro la grafica, anche tantissimi giocatori che hanno ricevuto appunto il cartello rosso. Vi leggo: 2 volte Frisenna, 2 volte Ortisi, poi Manetta, Plescia, Polito, Franco e Mausso, Salvo, Pacciardi e Piana. È un qualcosa di particolare. Tra l'altro, molti di questi rossi sono arrivati pure in casa. Non so come leggi tu queste, se è tutto un caso. Oppure c'è qualcosa che non va in questa squadra, perché 12 rossi, essendo appunto, come dicevo prima, la squadra con più cartelli rossi in tutto il professionismo italiano, qualcosa forse non va, non so cosa ne pensi. No, non va, no. Allora partiamo dal presupposto che comunque appunto sono poi 11 in casa, quindi il dato principale è questo qui. Non credo che la squadra, cioè di solito quando uno staff tecnico analizza poi comunque tutto quello che è successo analizza anche i dati, si parte da quello, cioè ormai in quasi tutte le squadre c'è il match analyst, quindi di base credo che anche all'interno si siano fatti degli interrogativi, anzi è così. Lo so per certo perché appunto parlando anche con alcuni dei giocatori in questa settimana è emerso proprio questo, che alla fine si è posto questo interrogativo, ma io non credo sia un discorso di cattiveria, tra virgolette, quindi la squadra più cattiva, no, penso sia un discorso anche per il tipo di gioco che fa il Messina, che spesso si espone anche a ripartenze della squadra avversaria, perché non è una squadra che ha la tendenza a speculare, è una squadra che ha la tendenza a proporre, quindi di base quando proponi magari lasci spazi, quando lasci spazi ti trovi spesso comunque l'uno contro uno, comunque delle squadre avversarie che invece speculano, come per esempio una squadra come il Foggia che è matura in questo, cinica, e lo abbiamo visto, ha cercato di sfruttare al massimo il tipo di, diciamo, di occasioni che ha avuto, di capitalizzare, quindi questo ti comporta che poi quando sei con l'uno contro uno, soprattutto ripeto con giocatori come Millico, spesso ti ritrovi, ma non solo, ti ritrovi ecco, magari a commettere quell'ingenuità che poi ti porta al cartellino rosso. Diciamo che di base ti devi allenare, questo comunque magari è un po' la mancanza che ha avuto il Messina, ripeto, non lo voglio dire con tono polemico, critico, è un dato di fatto, i numeri lo dicono, devi essere allenato anche a temporeggiare o comunque a cercare di evitare quel fallo tattico che comunque in campionati come questo magari ti vengono chiamati. Quindi mi riferisco ad esempio al fatto specifico di Manetta, a quei falli che sono stati commessi, perché non è un errore in sé, ci sta a spezzare il gioco quando la squadra avversaria riparte, ma se sai che sei ammonito devi purtroppo gestirti, a meno che non si fa un cambio precedentemente, e quindi a quel punto deve intervenire l'allenatore e evitare che ci sia il doppio giallo. Faccio un esempio proprio pratico, perché
parallelo con la Serie A, c'è qualcuno che ironizzato nel recente, soprattutto nel campionato recente, sull'atteggiamento di Simone Inzaghi con l'Inter, che spesso e volentieri, appena c'è un giocatore proprio ammonito, fa un cambio pari ruolo con un giocatore dello stesso ruolo, mettendo un elemento dalla panchina, evitando sempre espulsioni. Non sempre chiaramente lo puoi fare, Inzaghi lo fa perennemente, quindi per qualcuno magari è, tra virgolette, ridicolo, nel senso comunque esagerato in questo dettaglio. Evidentemente sa che per il tipo di gioco che fa l'Inter, esporsi in quel modo, essendo un gioco molto basato sull'agonismo, magari la sua squadra è soggetta a questo tipo di eventuale spiacevole episodio che poi può compromettere anche alcune partite. Quindi, se fai questo gioco, sai che corri questo rischio. E per me non è un discorso appunto di cattiveria. L'agonismo ci sta, anzi, quello che mette in campo il Messina è assolutamente apprezzabile, e secondo me anche alla base della rimonta che è stata fatta. Il problema è che poi ci sono i danni collaterali che sono determinati da questi. Ripeto, non è, si è detto anche un po' di superficialità. Secondo me è semplicemente gestione della partita. Quindi, in alcuni casi, cosa fai? Fai correre l'avversario? No, allora o cambi il giocatore che è già ammonito, perché sai che sei esposto se vai in attacco, oppure devi giocare di raddoppio, quindi evitare in un altro modo. Ma ripeto, non sono soluzioni che devo porre io, chiaramente spetta alla squadra. È un dato, e purtroppo secondo me ha tolto parecchi punti che, ribadisco ancora una volta, la squadra, per quanto costruito e prodotto, avrebbe meritato. Quindi manca qualcosa all'appello. In parte sono d'accordo con quanto detto da Modica dopo la partita col Foggia, in parte per diciamo delle cose che può migliorare la squadra, in parte legati ai fattori terzi sui quali non torniamo, però comunque diciamo, facciamo riferimento al discorso arbitrale che ha penalizzato in buona parte la squadra. Quindi diciamo 50 e 50, e mancano all'appello quei 4-5 punti che ti davano già per salvo, e probabilmente ti potevi anche divertire ancora di più sul discorso playoff, che a questo punto diventa, tra virgolette, un miracolo, però tutto passa anche da queste partite, le prossime due, per vedere quanti punti fai. Assolutamente sì. Cerchiamo di, anzi, voltiamo pagina appunto in quella che è stata la scorsa partita. Concentriamoci su quella che sarà appunto la prossima partita. Ricordiamolo, domani Juve Stabia Messina alle ore 16:15. Sono usciti i convocati appunto nella giornata di oggi, e quello che risulta, ovviamente sapevamo dell'assenza di Manette Friisen, come ovvio che sia, salteranno una giornata di squalifica. C'è una novità, appunto, e mandiamo anche la grafica prima di quella dell'assenso. La novità è che mancherà anche Civilleri. Si pensava appunto che fosse appunto della sfida, ma stamattina comunque nella rifinitura prima dei convocati appunto ha avuto un problema alla caviglia, e quindi sarà anche lui assente per la sfida appunto di domani. Ti chiedo, Lele, a parte questa assenza, ma in generale su tutti questi indisponibili, quanto mancheranno effettivamente? Perché sappiamo che Manette e Friisen sono due tra i giocatori sicuramente chiave di questo Messina. E chi pensi, comunque poi faremo vedere anche un po' la nostra probabile, ma chi pensi che saranno a sostituirli per l'appunto? Allora, per quanto riguarda il discorso Manetta, diciamo che c'è stata comunque, soprattutto di recente, con l'assenza di Pacciardi, una continua rotazione dei centrali, quindi alla fine ci sono state varie coppie. Modica ha dimostrato anche di contare su un assortimento generale, quindi vedremo cosa succederà. Non escludo, ecco, un ritorno alla coppia Polito-Dumbravano, perché ovviamente Pacciardi, come si diceva all'inizio, ecco, magari è stato un po' in difficoltà, anche se quello sbarione che ha portato al raddoppio del Foggia, ricordiamo sempre che è arrivato in un frangente in cui la squadra stava riorganizzando le idee, e in quel preciso momento c'era Franco sulla linea dei difensori, quindi diciamo una sorta di situazione adattata, e lo stesso Franco poi ha messo in difficoltà Pacciardi, che poi ha concluso in maniera non brillante. Ecco, però per caratteristiche Polito e Dumbrava hanno già giocato altre volte, quindi potrebbe essere questa, secondo me, una coppia che si potrà vedere anche domani, al di là, diciamo, delle condizioni generali di Polito, che comunque poi mercoledì, nel secondo tempo della partitella, è sceso in campo, è stato schierato. E per quanto riguarda Frisenna, il vero nodo potrebbe essere questo.
Credo, per quello che ho visto anche negli spezzoni delle ultime partite, che potrebbe avere qualche chance in più Giunta, sia per un discorso, diciamo, di Mancino in campo, che per un discorso anche di caratteristiche rispetto magari a un Firenze che detta più i tempi, ma magari io vedo accanto a Franco, magari sono un pochino più similari per tipo di gioco, mentre comunque Giunta ti dà un po' più di dinamismo. Però chiaramente poi dipende anche da che tipo di partita vuole impostare. Lo stesso modo, facendo riferimento a mercoledì, ricordiamo che tra l'altro dalle varie soluzioni Modica, come aveva fatto qualche settimana fa con Franco arretrato, ha provato anche Firenze in quella posizione, magari proprio per una situazione di emergenza in caso servisse qualcuno in più per impostare da più dal basso rispetto appunto a un tipo di gioco più aggressivo che serve in mezzo, tra l'altro mancando Giunta. Ricordiamo che in tutto questo, se dovesse essere Giunta il sostituto di Frisen, a quel punto sorgerebbe il problema, tra virgolette, o l'incastro legato agli under sui quali messi in punta, uno è Ortisi, l'altro sicuramente sarà Zunno, come sempre, perché ormai è intoccabile, e vedremo quale sarà l'altra soluzione. Quindi diciamo che molto è legato anche a questo, c'è un discorso potenziale di Luciani che potrebbe essere impiegato come punta. Un'altra alternativa potrebbe essere Salvo a destra, ma non mancano, ecco, le soluzioni che Modica sempre ha dimostrato anche in alcune partite, ecco, toste, di non avere paura anche a lanciare nella mischia soluzioni alternative, come ad esempio vi ricorderete quando è stato messo Scafetta da terzino. Ecco, potrebbe essere anche questa una soluzione, che Scafetta viene spesso impiegato in ruoli particolari, viene un po' considerato come un jolly per le sue caratteristiche anche di adattabilità. Quindi ci sono dei dubbi, ma ci sono anche delle certezze, che sono appunto quelle che abbiamo già detto. Quindi partiamo da Ortisi, lo stesso Franco, Zunno davanti, Rosafio credo che comunque sarà della partita, perché è uno di quegli elementi che può ancora dare qualcosa in questo finale di stagione. Vedremo poi per il resto quali saranno le scelte, ma secondo me si parte poi dal 4-2-3-1, che comunque a questo punto è arrivato, per il Messina una certezza, anche perché Maurusso, nonostante i 2 turni di stop, ha fatto vedere che sta in palla, e in questo momento secondo me la vera chiave del Messina è proprio questa. Ricordiamoci che in questo tour c'è stata anche l'assenza di 2 settimane di Maurusso, che ripeto, per quanto mi riguarda, nelle dinamiche di gioco e con l'assetto collaudato e con gli equilibri che sono stati trovati, al di là del singolo giocatore, è un elemento che è insostituibile, ripeto, proprio perché in quella casella, in quella porzione di campo, non ci sono altri con caratteristiche come le sue. Sì, mostriamo velocemente, appunto, per far vedere anche i convocati, a proposito dell'assenza, li mostriamo velocemente, li leggiamo, 22, perché a proposito mancheranno, come detto prima, Manetta, Frisen e Civilleri, i portieri saranno Fumagalli e Piana, difensori Dumbravano, Pacciardi, Jacopo Fumagalli, Zona, Lia, Ortisi, Salvo e Polito, centrocampisti pochi, perché mancheranno sia Frisen che Civilleri, quindi sono solo Franco, Giunta, Firenze e Scafetta. E tra gli attaccanti invece al completo, Signorile, Rosafio, Cavallo, Zurno, Luciani, Ragusa, Plescia ed Emmausso. Parlavamo appunto della probabile, c'era questo dubbio effettivamente, come dicevi tu, proprio per il minutaggio, appunto, tra se mettere Luciani o mettere Salvo. Nella nostra probabile non abbiamo messo Salvo, ovviamente sempre 4-2-3-1, ormai praticamente modulo fisso di questo Messina, ve la leggo. Fumagalli in porta, poi da sinistra Ortisi, Polito, Dumbravano e Salvo, quindi in questo caso nella nostra probabile, poi ovviamente dovremo vedere domani cosa farà Modica. Pensavo, optato per l'assenza di Pacciardi, che effettivamente potrebbe non aver recuperato bene, ecco, qualcuno diceva, anche un po' mancanza di lucidità in quel caso, ma anche, come diceva Lele, era un momento in cui, appena espulso Manetta, ci si doveva anche riorganizzare difensivamente. E poi Salvo a destra, ecco qua il nodo, perché effettivamente, diceva anche bene Lele, il fattore del minutaggio. Tra l'altro ricordiamo che il minutaggio terminerà fra 2 partite, Juve Stabia compresa, quindi Juve Stabia e Monterosi, le ultime partite non ci sarà più minutaggio, perché sono 5 blocchi da 7 partite, quindi 35 partite, e poi le ultime 3 non si conterà il minutaggio, quindi gli allenatori saranno liberi di schierare qualsiasi giocatore, anche over.
A centrocampo Franco è Giunta, quindi in questo caso sarebbe Giunta a sostituire lo scorificato Frisene. Poi l'attacco ancora leggero, e poi ora ti chiederò anche a te, appunto, lei la tua, con Ragusa e Mauro Rosafio e Zunno in attacco. Cosa ne pensi di questo attacco? Perché effettivamente Zunno, magari in questa posizione, ha un po' sofferto la scorsa partita, magari da punta, preferisce sicuramente partire dall'esterno. Sì, però in altre sappiamo che ha fatto bene, quindi dipende sempre anche dal tipo di avversario che trovi, se ti lascia spazi, se gioca aperto. Il Foggia comunque come atteggiamento partiva comunque abbastanza chiuso, aveva la tendenza poi a ripartire. Juve Stabia per caratteristiche è una squadra a cui comunque piace giocare e proporre, quindi non vedo una squadra attendista che vuole speculare, arrivato soprattutto a questo punto della stagione, non abbia nemmeno troppo senso, visto che comunque siamo alla volata finale, ormai anche per il distacco che ha sulla seconda può liberare, ecco, anche il proprio modo di essere per arrivare poi all'obiettivo finale, quindi non avrebbe senso né da una parte né dall'altra speculare. Io credo sia una partita abbastanza aperta, quindi diciamo Zunno messo lì in questo caso forse ha un po' più di senso anche rispetto a Foggia, fermo restando, ripeto che dipende anche dalla scelta che verrà fatta dietro, perché comunque Lia, dopo la lunga assenza, sta piano piano recuperando, cercando di recuperare una condizione buona, e invece di magari, ecco, Salvo dopo la sua squalifica ha avuto diciamo un po' più di fatica a trovare spazio, quindi diciamo non ha avuto grande continuità, e questo secondo me un po' l'ha pagato anche in termini di spinta, condizione. Ci ricordiamo un Salvo versione treno, mi ricordo ad esempio tra Casetta, con quelle partite lì dell'inizio diciamo del 2024, che stava veramente in uno stato strepitoso. E quindi diciamo il nodo principale è questo. Per il resto mi trovo abbastanza d'accordo con la ricostruzione. Ripeto, l'unica mina vagante, l'unico jolly, qualcosa che può essere cambiato, me lo aspetto una potenzialità per Scafetta, l'ho detto, perché comunque è un giocatore su cui Modica punta molto, e poi puntualmente ogni settimana lo troviamo nella partita del mercoledì o nella partita infrasettimanale, diciamo nel test infrasettimanale, collocato in posizioni diverse, quindi non mi sorprende, ecco, un posizionamento da terzino in un'altra casella, e quindi potrebbe essere anche lui Landen, eh? Non ci sono solamente Salvo e Luciani, ma non dimentichiamoci mai la posizione potenziale di Scafetta come alternativa a questi due. Lele, concentriamoci anche su quello che sarà il nostro avversario, appunto domani la Juve Stabia. Vediamo, ora inserisco anche in diretta, è arrivato il nostro ospite di oggi, Mario Vollono, giornalista che segue appunto la Juve Stabia. Buonasera appunto Mario, benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera a te Giuseppe, buonasera un po' a tutti i tuoi web spettatori. Grazie per essere qui Mario. Partiamo subito comunque a commentare quella che sia la partita, ma prima parliamo un po' di questa Juve Stabia. Sicuramente non è più una sorpresa perché ormai è capolista del girone da tantissime giornate, però di certo una squadra che magari alla vigilia del campionato non ci si aspettava fosse così dominante, praticamente prima dalle primissime giornate non si ferma più. Tra i migliori attacchi, la miglior difesa, ti chiedo qual è il segreto comunque di una squadra che veramente adesso è a più 9 sul Benetton a poche giornate dalla fine, quindi comunque siete lì, ecco, a lottarvi questa vittoria del campionato. Vabbè, il segreto sicuramente è l'umiltà, perché ancora oggi abbiamo sentito Pagliuca parlare giustamente, perché poi diciamo, fin quando non c'è la matematica non si può parlare diciamo, di obiettivo raggiunto, però è l'umiltà, perché oggi parlava ancora che questa partita col Messina è importante come tutte quelle fatte finora, quindi con tutte quelle 33 precedenti, e che bisogna restare concentrati per non farsi sfuggire poi un eventuale risultato positivo che potrebbe dare un ulteriore passo in più verso l'obiettivo che ora tutta la piazza parla, di cui tutta la piazza ora parla, ma lui ancora rimane, ripeto, ancora con i piedi per terra. Poi, oltre a questo, è stata anche la costruzione della squadra, perché la squadra è stata completamente rinnovata, se non in pochissimi elementi che sono rimasti dal passato, fra cui, diciamo, quello titolare in mezzo al campo, e Mignarelli, che continua a giocare anche quest'anno, altri come Guariacino, era dell'anno passato, e Radi è stato di presto a Sorrento per 6 mesi, è ritornato di nuovo alla Juve Stabia, però non sono protagonisti di questa stagione sicuramente, però è stato rinnovare un po' tutta la rosa, e però puntare su blocchi già collaudati.
perché Bachini e Belic, che sono la coppia, la coppia centrale della Juve-Stabia, il direttore Lovisa li ha avuti precedentemente, anzi no, Pagliuca, scusami, li ha avuti precedentemente a Lucca e quindi ne aveva chiesto il tesseramento. Lovisa è stato bravo e è riuscito a prendere. Poi al centrocampo la stessa cosa fatta per Leone e per Buglio, che erano stati allenati da Pagliuca a Siena. Poi Candellone e Piscopo invece li ha avuti Lovisa a Pordenone, quindi sapeva che tipo di giocatori erano. L'acquisto di Andreoni al mercato praticamente finito è stata un'altra mossa azzeccata, perché oggi con l'assenza del minutaggio Andreoni di fatto è il titolare che sta dando quel valore in più alla Juve Stabia. Oggi, diciamo, la Juve Stabia subisce meno tiri rispetto, diciamo, al passato, e mentre nel passato c'era un Thiam sugli scudi che comunque ha parato anche dei rigori e ha salvato i risultati più di una volta, oggi invece vediamo un Thiam un po' in difficoltà, anche forse psicologico, non so che cosa sta attraversando il ragazzo, però la Juve Stabia non subisce gol perché con l'inserimento di Andreoni riesce a essere ancora più quadrata, perché Andreoni e Bachini sul lato e Berice e Mignale sull'altro riescono, diciamo, ecco, a coprirsi l'un l'altro. Quindi questa, diciamo, è un po' la situazione generale. Per quanto riguarda, dicevi, sorpresa, sì, effettivamente è una sorpresa, perché riazzerare tutta la rosa non è sempre facile. È vero che, ripeto, ci sono questi blocchi, però è sempre un'incognita prendere un allenatore nuovo, che sì, ha fatto bene a Lucca, ha fatto bene a Siena, ma comunque in dei gironi diversi rispetto al girone C. Sappiamo che il girone C magari qualcuno può dire più tecnico, meno tecnico, ma sicuramente è più competitivo per quanto riguarda la pressione psicologica che si fanno sulle squadre. Quindi, diciamo, venire qui in ambienti caldi è, diciamo, era un'incognita anche lui, però lui ha dimostrato, ripeto, con la sua tranquillità, la sua volontà di saper gestire questa situazione. È vero che su 33 partite ne ha fatte 10 in tribuna, quindi questo può essere considerato un suo limite, visto che va molto nell'escandescenza. Dobbiamo dire anche che poi gli arbitri si sono passati un po' la voce, no? Uno con l'altro, e quindi qualche espulsione, vedi quella di Latina, noi siamo presenti sempre, quindi vedi quella di Latina è stata secondo noi esagerata, vedi anche altre ammonizioni come quella a Crotone, altre situazioni, diciamo, un po' ci fa lui, un po' oramai gli arbitri l'hanno etichettato. Quindi questo è il discorso, diciamo, generale. Sul fatto, diciamo, ecco, del campionato, ripeto, pure noi non ci aspettavamo, però è stata quella che nel corso della stagione è stata più continua. Noi facevamo un paragone di statistiche con la Juve Stabia che nel 2018-19 andò in Serie B, anche in quel caso la Juve Stabia, diciamo, conquistò, cioè collezionò 2 sconfitte. Oggi stiamo a 3 sconfitte, però, diciamo, la Juve Stabia, che quella di Caserta faceva più pareggi, questa invece di Pagliuca fa più vittorie, e quindi alla fine, diciamo, il punteggio attuale è superiore addirittura a quella di Juve Stabia del 2018-19. Però poi, se andiamo a fare un paragone con girone A, girone B, la capolista attuale, che è la Juve Stabia, 70 punti, ha meno punti rispetto alle altre, e questo dà ancora più forza al campionato di stagione della Juve Stabia, perché, ecco, anche con le piccole, perché la Juve Stabia ha perso punti con Monterosi, con il Brindisi, anche con le piccole non è così semplice vincere le partite. E quindi per questo Pagliuca diceva: oggi tutte le partite sono importanti, anche quello col Messina è importante tenere alta la concentrazione, perché ogni partita nasconde le insidie. Max, Sì. posso fare così poi vi saluto e torno, diciamo, a concludere il mio lavoro. Posso fare due domande al collega? Una proprio collegandomi a questa riflessione finale, no? Perché comunque la Juve Stabia, proprio partendo dal concetto di umiltà, no? Ha dimostrato appunto di avere la giusta mentalità, no? Perché poi con questo girone che è sempre molto difficile, che trovi sempre squadre attrezzate, che investono, che hanno un blasone, quindi comunque devi, tra virgolette, combattere con 1000 insidie, no? Forse proprio gli unici momenti in cui ha perso qualcosa un po' di strada, io quelle partite le ho visto sia quella col Monterosi che quella col Francavilla, mi pare fosse l'altra partita che stavamo per Col diversi punti. Col Brindisi, Brindisi, perfetto. Vabbè, col Monterosi un po' un parapiglia perché è successo tutto nel giro di pochi minuti finali, no? Però sembra che comunque la Juve abbia corso questi pericoli proprio quando sia stata leggermente presuntuosa, no? Quando magari sentiva il traguardo in tasca, quindi ha abbassato quella soglia dell'attenzione e allora ha perso il proprio potenziale. Quindi questa è la prima cosa che ti voglio sottoporre, è proprio questa, nel senso, forse la vera forza è questa, cioè non abbassare mai la soglia quando è stato fatto, è capitato un po' la frittata. La seconda te la chiedo su Adorante, perché è un ex. Se vi aspettavate questo impatto, no? Perché comunque noi lo conoscevamo e sapevamo che anche in un anno difficile,
dove comunque c'era un'alternanza di punte, però ancora era più giovane di quello che è adesso, ma ha avuto subito un impatto buono qui, sia a livello di piazza, di ambientamento, ma anche diciamo in area di rigore. Se vi aspettavate questo tipo di risposta per un ragazzo che comunque ha cambiato maglia a metà anno, quindi non è mai semplice, arrivi in una squadra già collaudata, con dei meccanismi che già sono già organizzati, quindi devi inserirti tu, e diciamo non è mai semplice, invece le risposte sono arrivate. Sì, allora, sul discorso dei cali di tensione, più di una volta il mister ha puntato il dito su questa situazione, perché una squadra, la Juventus, non può permettersi cali di concentrazione, e fa, diciamo, sicuramente della pressione alta, l'abbiamo vista anche nell'ultimo turno con il Sorrento, dove ha indotto, diciamo, il portiere del Sorrento a fare errore, ma già c'era una densità nella metà campo del Sorrento tale da poter recuperare la palla e poi andare in gol subito, diciamo nei primi minuti. Quando invece si è presuntuoso, come dicevi tu, giustamente si abbassa la guardia, tutte le possono fare del male, e la Juventus poi incorre in quegli errori che sono propri di tutte le squadre, nessuno diciamo esente da errori. Anche con la Turris, pensa, diciamo che nella gara d'andata è stata la prima, nel giro d'andata, la prima dove io sentivo il mister che dopo aver vinto 2-1 urlava come un pazzo. Perché? Perché in quella circostanza ci fu la parata di Yam su un possibile 2-2 della Tunis, e ci furono 25 minuti in cui la Juventus sul 2-0 abbassò completamente la guardia, e il mister questo dice: quando noi abbassiamo la guardia, abbassiamo i ritmi, siamo una squadra normale come tutte le altre. Perché questa è la squadra che invece gioca molto sulle seconde palle, gioca molto sulla pressione alta. Poi ogni calciatore ha il compito anche difensivo, così come anche il compito offensivo. Non mi viene da pensare il 5-5-5 di Lorenzo Carà, però il concetto è quello, nel senso l'attaccante non è attaccante, è attaccante quando stiamo attaccando, ma nel momento in cui non abbiamo la palla o l'attaccante perde la palla, è obbligato a rincorrere il calciatore che ha sottratto la palla per dargli fastidio, per non dargli libertà di gioco, e questa è una cosa su cui diciamo punta molto il mister. Sul discorso squadre piccole, dov'è il problema? Quando ovviamente vengono al menti squadre diciamo piccole, passate il termine, ma non è giusto forse neanche questo termine, però squadre che sanno che sicuramente stanno combattendo contro la capolista, e quindi diciamo ci sono i riflettori accesi, non è più una sorpresa l'avversario, lo dicevamo prima, vengono a chiudersi, lì la Juventus ha un po' più di difficoltà, perché soffre questa, diciamo, questa situazione, perché non ha giocatori che riescono a saltare l'uomo, quello, il giocatore di fantasia, il Ragusa di turno, no? Per dire, come l'avete diciamo voi, no? Oppure il Rosaffio, che noi conosciamo bene anche perché l'abbiamo avuto a Castellammare, oppure il Canotto di alcuni tempi indietro, ma sono tutti giocatori che sanno giocare la palla, sanno palleggiare, sanno fare triangolazioni veloci, ma hanno ovviamente bisogno di spazio per poterle fare. Se tu ti chiudi, queste triangolazioni vengono meno, e lì nasce il problema della Juventus. Poi non ricordo, aspetta l'altra domanda. Adorante. Sì. Su Adorante, allora ti posso dire che personalmente io l'ho visto col Messina, è venuto anche a Castellammare, ci ha fatto il gol di testa, quindi ha dimostrato il suo valore. Guardando un po' anche la sua scheda, è il giocatore che nel giovanile dell'Inter è quello che ha segnato più gol, quindi c'ha una certa storia. Parlando con alcuni colleghi di Trieste, mi dicevano proprio questo è un calciatore importante per noi, non vorremmo che diciamo, farlo andare via, ma purtroppo la società ha deciso questo. E mi mettevano in guardia proprio sulle sue potenzialità, cioè lui è bravissimo sullo stacco aereo, cioè c'è un terzo tempo che io lo vedo fare in giocatori di Serie A, cioè ha un qualcosa di importante, e poi dimostra anche di piede, sta dimostrando sia di sinistra che di destro di saper calciare, quindi se unisci tutte queste cose sicuramente un giocatore completo che è ancora molto giovane, ma su cui proprio il direttore Lovisa ha investito tanto, perché quest'estate la Juventus è partita ripeto per rinnovare la rosa, ma non è riuscita a prendere il centravanti, quello che doveva praticamente essere il finalizzatore. Si era puntato tutto su Dubikas, che poi decise di andare a Catania, perché ovviamente Catania gli dava più soldi rispetto alla Juventus, e lì la Juventus ha iniziato un campionato praticamente senza la prima punta, se vogliamo dire. Quando è arrivato a gennaio, il direttore sportivo lo vise, che devo dire la sorpresa è lui, proprio devo essere sincero, è appuntato tutto su Adorante e Busti, ha chiesto alla società di fare uno sforzo per prenderli non a fine gennaio, ma prenderli subito, immediatamente. E infatti sono stati due giocatori che la Juventus abbia preso subito, su cui poi
la società ha fatto un investimento anche andando oltre le proprie potenzialità, perché diciamo in questo momento c'è sempre il discorso del bilancio e di mantenere un po' i conti a posto, visto che si è fatta la ristrutturazione del debito, ma comunque ci sono delle rate da pagare per questo debito. A Castellammare si dice la Juve ha due squadre, una che scende in campo e una che va invece con l'erario, cioè da pagare. Quindi diciamo, il merito di questa società è questo: aver sanato i conti e scegliere le persone giuste che con pochi soldi stanno ottenendo risultati ben oltre le più grosse aspettative. Sì, per chiudere, Mario, volevo chiederti appunto sulla probabile formazione che appunto schiererà la Juve Stabia per domani. Sicuramente sappiamo che ci sarà uno squalificato, avevi detto, se non sbaglio, Buio. Sì. Poi per il resto dimmi tu cosa filtra, ecco, nelle ultime ore per quanto riguarda la Juve Stabia. Allora, io ti dico sempre che il modulo sarà il 4-3-1-2, da lì il mister non si scappa. Il mister è un po' un sarriano, io così lo, qualcuno dice magari Zeman o altri Spalletti, no, per me è proprio sarriano. Perché? Perché lui si basa su un gruppo affiatato, anche nelle partite ravvicinate, nelle partite proprio a 3 giorni, a 4 giorni, non ha variato tanto, varia 1-2 elementi, ma il modulo è sempre lo stesso, perché lui diciamo, ha degli automatismi, ha creato gli automatismi in testa dei calciatori, dove ogni calciatore sa precisamente in quale zona del campo ha il pallone, il compagno dove sta e il compagno che sta facendo. Quindi è tutto già stabilito un po', diciamo, ecco, a tavolino. Quindi dico 4-3 1-2, dicevo, i 4 di dietro, mettiamo in porta, i 4 dietro sono Andreoni e Mignanelli sugli esterni, due terzini, poi Baghini e Belic stanno facendo un campionato eccezionale, questi due, poi ci sarà Leone davanti un po' alla difesa da centromediano metodista, ecco, ci mancherà Buio, e qui proprio oggi chiedevo a lui come diciamo deve avere intenzione di sostituirlo. Lui mi ha fatto la carrellata di nomi, quindi non mi ha dato una risposta. Tanto può essere Meli, tanto può essere Radi, tanto può essere Piero Bona, anche se però Piero Bona è un po' più diciamo offensivo che difensivo. Quindi io penso personalmente che metterà o Erradi o Meli, e a questo punto io penso più Erradi, visto perché non lo sto utilizzando da un bel po', anche per farlo entrare nei discorsi diciamo della partita. Poi ci sarà secondo me Romeo, quindi l'altro diciamo di centrocampo, e poi ecco il dubbio, l'altro dubbio è dietro le due punte, che saranno sicuramente Candellone e Adorante, ma dietro le due punte metterà Pisco, metterà Musti, questo poi lo sapremo solo all'ultimo, però diciamo, ecco, ripeto, il resto è tutto ben stabilito, e lui sta facendo ruotare questi calciatori sempre gli stessi, quindi proprio perché si affida alla diciamo all'affidamento che si è creato nel gruppo. Perfetto, ti ringrazio, è stato un focus assolutamente completo su quello che sarà appunto l'avversario del Messina, ti ringrazio ancora, ti auguro. Grazie anche a voi. Una buona partita, che vinca come facciamo sempre con tutti i nostri gruppi, che vinca il migliore. Questa volta lo dico anche io, perché c'è amicizia anche fra le due tifoserie ed è sempre bello sentire questo. Io ho visto anche foto all'andata, al ritorno, in altre circostanze. Questo dovrebbe estendersi un po' più anche in altre situazioni. Però ripeto, col Messina c'è anche un po' di simpatia anche da parte mia, proprio per l'accoglienza che ci avete sempre riservato, per quello che avete fatto. Io quando vengo a Messina mi sento a casa mia. Quindi... grazie, ripeto, che vinca il migliore, ovviamente. Ricordiamo, per esempio, ricordiamo l'anno scorso quando ci fu il 3-0 nel primo tempo, gli applausi del pubblico della Juve Stabia, che è stato, penso, uno dei momenti forse anche, diciamo, moralmente più belli dello scorso campionato, un momento massimo di difficoltà per il Messina, è arrivato un applauso scrosciante del pubblico di Castellammare. Anche queste sono cose che noi non, tra virgolette, non dimentichiamo, perché anche appunto lui, certo, anche lui, sì, anche sennò lui. È stato i tifosi del Messina ovviamente in grande difficoltà, c'è stato questo applauso di tutto lo stadio, che è una cosa, è stata onestamente molto bella, quindi diciamo, anche se certo, a distanza di tempo la ricordiamo, perché effettivamente è stato un grande gesto del pubblico di Castellammare. Grande, grande Messina, quindi a cui auguro davvero il meglio e di vederlo magari nei campionati che contano, perché la Serie C è sì importante, ma il Messina non può stare in Serie C per me, per Blasure, per Piazza, per tutto. Grazie, grazie mille, ti auguriamo ovviamente anche a te di il meglio, ecco, per la Juve Stabia. A presto Mario, grazie ancora per il collegamento. Ciao, ciao. Buona serata a te. Ciao a tutti, ciao. Lele, comunque siamo vicini alla chiusura, mi dicevi prima che dovevi andare, se devi sì, andare proprio a momenti puoi anche andare, chiudo io, tanto poche grafiche, dimmi tu.
Sì, cioè, siamo in chiusura, possiamo anche salutarci. Ovviamente, Max, ci congediamo considerando sempre, diciamo, facciamo una considerazione finale, così facciamo i saluti prima di, diciamo che poi tu magari con la raffica, con la raccarrellata di cui diciamo che anticipavi prima. Ricordiamo sempre che comunque mancando queste partite, al di là di tutto, no? Ricordiamoci sempre prima alla vigilia di questa partita, appunto al girone di andata, come eravamo alla vigilia di questa partita. Quindi, al di là di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto oggi, dei rimpianti che possono sicuramente esserci, perché ripeto, sul campo il Messina forse poteva ambire a qualcosa di in più, non perché per regalo, no? Ma per quello che ha dimostrato in campo nelle prestazioni. Diciamo dal punto di vista del gruppo squadra, elogiamo per quello che è stato fatto, perché comunque non era affatto scontato una rimonta di questo tipo, ma soprattutto ecco, vedere una squadra che ha divertito. Chiaramente, diciamo tutti, speriamo che poi quando si va in campo ci siano risultati migliori, soprattutto quando c'è un pubblico come quello della scorsa settimana col Foggia, però poi ogni cosa ha un suo spazio, un proprio percorso, e quindi non partiamo sconfitti nemmeno in questa occasione, perché ripeto, il Messina, l'ho scritto diverse volte in questa settimana, ricordiamo partite come quelle con la Casertana, Crotone all'andata, stesso Benevento, partite dove il Messina comunque ha giocato alla grande, alla pari con l'avversario, quindi anche se si va in casa della prima in classifica, credo che il Messina farà una bella prestazione, ripeto, per quello che ha costruito in questi mesi, non perché comunque di fronte c'è un avversario o un altro, semplicemente perché ormai è una struttura collaudata, indipendentemente da chi scende in campo, dalle assenze, dagli errori che possono essere commessi, dall'espulsione, dagli errori arbitrali e da tutto, è una squadra che ormai sa quello che deve fare quando scende in campo. E vi saluto così. Grazie. Sì, assolutamente. Grazie, grazie mille Lele. E alla prossima anche con te. Buona serata. Anche a voi. Chiudo io, come ho iniziato, chiudo io perché voglio leggere anche qualche commento. Siamo vicini alla chiusura, qualche minuto, però leggiamo qualche commento. Fabrizio si dice: domani giochiamoci le nostre chance, non partiamo battuti, magari andiamo più scarichi mentalmente e riusciamo a trovare il risultato. Crediamoci, forse sì, assolutamente come diceva Lele, sicuramente il fattore di poter andare lì, anche perché no, la Juve Stabia ha più 9 sul Benevento, un passo falso può anche giocarselo, tra virgolette, una carta può giocarsela, perché poi la partita dopo c'era proprio la scudetto col Benevento, magari vincerebbero anche una scudetto diretta, quindi chissà. Ugo ci dice: con la sconfitta del Catania ci possiamo ridere nei salvi. Sì, il Catania sta giocando effettivamente col fuoco, perché dicevamo tanto del fatto che avevano già i playoff assicurati, però se dovesse andare in zona playout, assolutamente questo privilegio non ci sarebbe. Poi Luigi ci diceva sulla Serie C, che è sempre stata così, la linea di demarcazione tra playoff e playout è minimale, quindi può accadere di tutto, il controllo di tutto. A mio avviso il Messina domani può giocarsi alla pari, l'ho dimostrato a Caserta, Avellino, Benevento. Tra l'altro la pressione psicologica c'era la Juve Stabia, anche se a prescindere dal risultato di domani la Juve Stabia centrerà l'obiettivo salvezza. Sì, ovviamente riguarda il Messina. Sì, di certo c'è anche da considerare il fatto che magari il Messina è più scarico mentalmente, chissà, qualcuno continua a credere all'obiettivo playoff, qualcuno magari punta a fare punti solo salvezza. Certamente la pressione è sulla Juve Stabia, perché uno è la squadra che gioca in casa, due sicuramente è la favorita essendo la capolista, e tre vuole fare i punti per vincere questo campionato, che diciamo che salvo qualcosa di strano dovrebbero comunque riuscire a portare a casa 9 punti in 5 giornate, 9 punti su 15 disponibili. Terminiamo col focus. Noi normalmente facciamo questo focus sull'avversario per farvi capire comunque l'avversario che andremo ad affrontare. Un avversario veramente veramente complicato. Vedete, Adorante e Candellone, quelli che sono i più pericolosi, sono le due punte. Adorante 10 gol in questo 2024, quindi sicuramente un fattore l'arrivo di Adorante, diceva anche il nostro collega da Juve Stabia. Vedete la classifica, prima posto più 9. Le ultime 5 partite, a parte lo scivolone col Foggia, che non ha fatto nemmeno bene a quanto riguarda la nostra classifica, perché appunto il Foggia ci giochiamo proprio col Foggia, quella che è l'ultima zona del posto della zona playout, playoff, scusate, e 48 gol realizzati, secondo attacco dietro solo l'Avellino a quota 50, 19 gol subiti, pochissimi, e anche 19 clean sheet. Vedete anche la percentuale in quello che è il
la grafica appunto per quanto riguarda vittorie, pareggi, sconfitte, 20 vittorie, il 61% delle partite, 10 pareggi, il 30%, e poi 3 sconfitte, solo il 9%, solo 3 sconfitte su 33-34 partite, veramente un rendimento assurdo. Come dicevo prima anche al nostro collega, veramente la Juve sta ammazzando il campionato. Inizialmente dicevamo che potesse essere una sorpresa, sorpresa non è stata, non è, perché adesso praticamente è in procinto di poter vincere e salire in Serie B. Vediamo anche la probabile dell'avversario, come ci aveva anticipato il nostro collega, per farvi capire anche la squadra che è andata ad affrontare il Messina domani. Thiam in porta, imprescindibile ovviamente in porta. Andreoni, Bachini, Bellic, sappiamo che ci ha punito anche all'andata, se non ricordo male, difensore un po' golatore. Mignanelli a terzino sinistro, centrocampo con Piero Bon, Leone e Meli, perché manca Buio, come dicevamo prima. Piscopo dietro le punte, Candellone e Adorante. Andiamo anche ad analizzare, e quindi comunque vedete che è una squadra assolutamente complicata da affrontare. Certamente il Messina, come diceva anche voi da casa, non deve partire battuto, perché l'abbiamo visto. Se volete lo facciamo anche rivedere, ma in realtà lo sapete bene, il Messina ha battuto veramente squadre complicate anche in trasferta. Vedete la grafica, il Messina ha battuto la Casertana in trasferta, il Taranto in casa, l'Avellino in trasferta, il Sorrento, che comunque ai tempi quando l'ha affrontata era una squadra che era veramente veramente in forma. Quindi se il Messina lavora e gioca scarica con la testa, può veramente battere chiunque. Sicuramente partono loro favoriti, ma perché no? Perché non provarci. Chiudiamo con i precedenti, anzi poi ci sarà anche l'arbitro della sfida, ma partiamo con i precedenti, perché le partite al Romanenti di Castellammare di Stabia sono state 13, solo 3 vittorie, tra l'altro risalenti veramente diversi anni fa per il Messina, poi 2 pareggi e addirittura 8 sconfitte. Ecco, questo è un dato allarmante, le 8 sconfitte, ma forse più allarmante è quello che vi mostreremo fra poco, perché il Messina non vince in campionato da tanto. Le ultime partite in Serie C, in campionato, sono tutte sconfitte, netto 3-0, come ricordava anche prima Lele, 1-0 nel 2021-22, in Lega Pro 16-17 2-1 e 15-16 ancora un 2-1. Il bonus che ci può far sperare, l'abbiamo messo apposta, è la vittoria di 3-2 in Coppa Italia di Serie C, in gol proprio Adorante, gol ancora non dell'ex, perché ai tempi giocava nel Messina, non aveva mai giocato nella Juve Stabia. Adesso ovviamente nel caso in cui, magari facciamo gli scongiuri del caso, dovesse segnare domani, sarebbe il gol dell'ex. Quindi sicuramente c'è da invertire la tendenza, perché al momento di Juve Stabia, di Castellammare di Stabia, il Messina veramente ha trovato tante difficoltà. Addirittura l'ultima vittoria credo fosse risalente agli anni 50, quindi c'è da invertire solamente la tendenza. Ultima carrellata, come diceva anche Lele, di grafiche. Vi presento anche l'arbitro della sfida, Mattia Caldera, sezione di Como. 171 gare dirette, 693 cartellini gialli, 35 cartellini rossi e 64 rigori assegnati. Se qualcuno se lo ricorda, magari in qualche nostra puntata o in qualche articolo del nostro sito Corre Messina, perché effettivamente ci ha già arbitrato Mattia Caldera solo una volta, ma in questa stagione. Crotone Messina, ricordiamo il rocambolesco 3-3 tra Crotone e Messina, c'era proprio Mattia Caldera. Non ricordiamo un errore arbitrale in quel caso, quindi ci auguriamo che non ci siano. Effettivamente nelle ultime partite siamo stati felici di questo fatto, perché effettivamente non ci sono stati problemi di questo tipo. Il Messina ha perso contro il Foggia, per ben altri motivi, sicuramente mancanza di lucidità in questo senso. Ricordiamo, come abbiamo detto inizio puntata, l'espulsione di Manetta e poi il suicidio tecnico, così lo chiamiamo, di Pacciardi, hanno inciso su tutto. Signori, grazie per averci seguito. Abbiamo chiuso con la nostra carrellata di grafiche. Ringrazio ovviamente Lele che è stato qui con noi e ora è andato. Ringrazio Mario Vollone, il collega di Stabia, che segue Stabia, che è stato con noi. Ringrazio tutti quelli che hanno commentato. Vi ricordo di continuare sempre a commentare su Facebook, su YouTube, anche su Telegram. Vi leggiamo sempre. Prima di lasciarvi, ricordo il palinsesto di domani, l'evento del post partita, ore 19. Domani ci sarò io, ci sarà Davide Mangiapane, che come sapete è sempre con noi in quello che è il post partita. Quindi vi invitiamo domani, ovviamente sperando di commentare comunque un risultato positivo, di invitarci e inviarci qualsiasi messaggio per commentare a caldo quella che è stata
quella che sarà la sfida contro la capolista. Non sarebbe male ritornare a vincere proprio contro la capolista, non per qualcosa contro la Jugoslavia, ma perché sarebbe importante anche per la nostra classifica quella di riuscire a fare una vittima così illustre come quella che probabilmente si approcinterà andrà approcinto a salire in Serie B. E rinnovo i ringraziamenti. L'appuntamento con la Corre TV è per domani alle ore 19 col post partita. Grazie mille.